Alla mia sinistra c'è Luciano Squillaci, che presiede una delle più importanti federazioni di comunità terapeutiche. Sono state evocate già in questi primi momenti di lavori più di una volta. Come stanno oggi le comunità terapeutiche? Cioè... Bene, grazie. A posto così, grazie. Passiamo a Sandra. Non l'avevamo preparata. Grazie intanto per questo momento, perché poi diciamo, ci sono alcuni aspetti di commozione che comunque non si possono nascondere. Cioè, è difficile, verrebbe da fare un intervento, no, molto, molto politico, molto tecnico, ma in realtà c'è una parte di me che non può non ricordare Bianca Costa. Se io sono oggi il presidente della Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche è perché lei nel 2006 più o meno, 2005, tirandomi per i capelli, infatti si vede che è stato traumatico, mi ha proposto di entrare all'interno della federazione e provare a dare una mano. Lei all'epoca ero giovane e lei era particolarmente vicina all'idea che fossero all'epoca, stiamo parlando di 20 anni fa, che fossero i giovani a dover portare avanti questo tipo di percorso e oggi che anch'io diciamo passo dall'altro lato incomincio a pensare che forse è il caso che sia il momento che qualche altro giovane bisogna recuperarlo. Quindi c'è una parte di commozione importante e quindi ringrazio il CS di Genova, ringrazio il CS di Genova per quello che fa quotidianamente, ringrazio Enrico Costa per suo tramite tutto il CES per quello che rappresenta per la nostra federazione, per quello che ha rappresentato, che rappresenta e che rappresenterà per la nostra federazione. Il CES di Genova è una delle basi, dei fondamenti della nostra federazione. E il posto è straordinario, è bellissimo, questo aiuta evidentemente a celebrare qualcosa di bello che sono questi 50 anni di attenzione alla persona. È vero, devo dire subito, che è un posto bellissimo da un lato, ma che dall'altro un po' mi porta alcuni ricordi non esattamente piacevoli, perché in questo stesso posto nel 2021 si è celebrata la non sesta conferenza sulle droghe. La non sesta conferenza sulle droghe. Paolo, stiamo aspettando la sesta conferenza, perché quella del 2021, francamente, non è stato quello che tutti quanti aspettavamo già allora da 10 anni. Ricordo molto bene che uno dei pochi, probabilmente l'unico intervento davvero centrato sul tema e sulle persone è stato quello di Monsignor Tasca, che colgo l'occasione oggi di ringraziare a nome delle realtà che quel giorno erano presenti, perché quantomeno ha portato, diciamo, la nostra voce rispetto a quella che era l'attenzione che dovevamo avere sulle persone e non sulle sostanze. Su questo alcuni spunti rapidamente, proprio perché il tempo è tiranno, ma giusto qualche flash credo che sia importante darlo. E parto proprio dal fatto che il CES di Genova compie 50 anni. 50 anni non si fanno, soprattutto per una realtà del terzo settore, non sono pochi, sono tantissimi per una realtà del terzo settore, per una realtà del terzo settore già sono tanti 10 anni, figuratevi 50 anni. 50 anni per un'organizzazione del terzo settore sono davvero tanti, ma non si fanno se non si hanno due elementi, cioè due gambe, no? Che portano avanti questo tipo di esperienze. La prima è sicuramente una visione, cioè un orizzonte. Voi avete avuto la fortuna di avere Bianca, sicuramente, ma la visione non si compone mai dell'idea di una sola persona. La visione si compone mettendo insieme, no? I pezzi di una storia, di esperienze, volti, percorsi. Ecco, il CES di Genova ha una visione, ha un orizzonte e quindi è sicuramente un augurio che noi tutti dobbiamo fare di avere sempre quell'orizzonte davanti, perché
fino a quando ci saranno degli orizzonti, non credo che ci sarà un limite di anni per continuare ad andare avanti. E questa è la prima gamba, che è una gamba che però riguarda il CS di Genova, ma riguarda tutti noi, riguarda il Dipartimento per le Politiche Antidroga, riguarda le comunità terapeutiche, riguarda la federazione, riguarda i servizi pubblici in questo momento. Tutti noi dobbiamo avere una visione, cioè dobbiamo avere un orizzonte a cui tendere, perché altrimenti restiamo schiacciati sul fare. E veniamo alla seconda gamba, l'ha citata prima Enrico e credo che sia fondamentale riprenderla, quella che lui ha chiamato spiritualità, no? La vogliamo definire in maniera differente, chiamiamola senso, cioè noi siamo all'interno di una società e nell'area delle dipendenze questa cosa è fortemente presente, che è ricchissima oggi di mezzi, ma è poverissima di senso. È poverissima di senso. Allora o torniamo al senso del nostro agire e quindi usciamo da quella logica entropica, no? Efficienza, velocità, efficienza, velocità, e torniamo a veramente riuscire a ragionare di nuovo mettendo al centro la persona, oppure faticheremo, o peggio, diventeremo ingranaggi di un percorso che in qualche modo sta rendendo sempre più sterile l'azione sia in ambito sanitario che in ambito sociale. E non stiamo dicendo cose nuove. Abbiamo celebrato qualche giorno fa, qualche mese fa, i 100 anni dalla nascita di Basaglia, no? Cioè, qual è il, cioè, tutti ricordano Basaglia per la chiusura dei manicomi, ma in realtà la vera forza rivoluzionaria di Basaglia non stava nella chiusura dei manicomi, no? Ma nel fatto che ha detto dobbiamo occuparci delle persone, dobbiamo mettere al centro la persona. E da lì il sistema sanitario nazionale, no? Che nello stesso anno della legge Basaglia è stato in qualche modo costruito con l'universalità che ha portato dietro. E però abbiamo degli ostacoli in questo momento, abbiamo degli ostacoli che proprio all'interno di una complessità come quella delle dipendenze stanno in questo momento bloccando questi percorsi. E gli ostacoli sono sostanzialmente due. Viviamo all'interno di un sistema sanitario e sociale che in questo momento è costruito su due elementi: la tipizzazione delle prestazioni da un lato e la categorizzazione dei problemi dall'altro. E quindi alla fine fare sanità, fare sociale in Italia somiglia sempre più a entrare all'interno di un supermercato e andare a cercare all'interno dello scaffale giusto la prestazione corretta. Dov'è la centralità della persona in questo sistema? Penso che questi 50 anni hanno un senso per tutti noi se ci richiamano oggi nel qui e ora a ricordarci che la complessità dei giorni che stiamo vivendo non può essere una scusa per andare a cercare semplificazioni che portano lontano dalla persona e portano soltanto a ricordare il problema. Politiche centrate sulle sostanze sono totalmente fallimentari. E questo non ce lo insegna solo 50 anni del CES, ma ce lo insegnano le fatiche che quotidianamente viviamo sulla strada. Prima di entrare qui dentro un giornalista mi ha chiesto qual è la novità, da dove vengono le persone che oggi sono maggiormente a rischio. Dovunque. Dovunque. La complessità che noi stiamo vivendo è legata al fatto che oggi i fattori di rischio sono connaturati alla stessa società adulta che noi abbiamo costruito intorno ai nostri ragazzi. Sono i messaggi non chiari che noi continuiamo a passare. Ci sarà un perché se oggi si stima che in Italia almeno 4 milioni di persone facciano uso di sostanze, e ci sarà un perché
se di, questo 4, se di questi 4 milioni almeno 500.000 avrebbero bisogno di un percorso terapeutico perché ne fanno uso strutturale. Ma ancora di più, ci sarà un perché se oggi ragazzi in età scolare, lo si diceva prima ricordando qualche numero, oggi ragazzi in età scolare 1 su 3 ribadisce e certifica l'uso di sostanze illegali, e parliamo solo delle sostanze illegali. Se poi apriamo alla questione dell'alcol, ad esempio, il discorso si allarga a dismisura. Ci sarà un perché se oggi, altro elemento del quale sembra che non si debba parlare, si sono ridotte in maniera drastica le differenze di genere. Una volta la questione delle dipendenze riguardava soprattutto da sostanze, riguardava nello specifico uomini, ragazzi. Oggi ormai siamo a un livello quasi paritario, e per alcune sostanze, prendi gli psicofarmaci senza ricetta, che il Covid ha insegnato benissimo a utilizzare, le ragazze hanno superato di gran lunga i ragazzi. Questa è la situazione, questi sono i numeri della nostra complessità. E allora, e chiudo, cosa significa oggi affrontare questa complessità? Rendersi conto che la questione delle droghe, la questione delle dipendenze, ma così come il gioco, così come le dipendenze comportamentali, comunque altro non rappresentano che semplicemente l'immagine di un mercato. E il mercato ha le medesime regole di qualunque altro mercato. E nel mondo delle dipendenze il mercato ha un assetto variabile, cioè ha una capacità di conformarsi alle esigenze che è straordinario. Noi abbiamo da un lato il mercato smart, sempre più veloce, sempre più diretto, sempre più immediato. Ogni anno quasi un centinaio di nuove sostanze psicotrope vengono censite dal sistema che, grazie a Dio, abbiamo di allerta precoce, e ringrazio il Dipartimento per il lavoro che sta facendo. E però di contro questo non sostituisce il mercato tradizionale. Durante la fase del Covid c'è stato un abbassamento importante della roba, della sostanza venduta su piazza. Certo, chiaro. Ma questo ha significato una riduzione dell'uso e dell'abuso di sostanze? No. Semplicemente ha dato la possibilità di scoprire nuovi mercati. Il dark web si è sviluppato in maniera impressionante, e oggi, alla fine, tra virgolette, del periodo di lockdown, del periodo di chiusura, non ha sostituito il mercato tradizionale, ma si aggiunge al mercato tradizionale. E allora, e chiudo davvero, rapidamente alcune questioni. La prima, la più importante, visto che parliamo in termini di prospettive, è stata richiamata a più riprese: governare, o meglio ancora, orientarsi all'interno di questa complessità significa avere il coraggio, tutti, comunità terapeutiche, servizi pubblici, dipartimento, avere tutti quanti il coraggio di ragionare seriamente in termini di integrazione territoriale. Integrazione territoriale, fino a quando non entreremo nella logica di una presa in carico realmente comunitaria che garantisca da un lato l'integrazione sociosanitaria, dall'altro la governance dipartimentale dei percorsi, noi non riusciremo ad affrontare una complessità come quella che riguarda l'ambito delle dipendenze. Non esiste oggi un sistema di intervento contro le dipendenze, non esiste, non è vero. Esistono diversi soggetti e ognuno fa il suo pezzettino, ma quello non è un sistema, perché in questa maniera si spacchettano le persone e quindi si va contro l'idea stessa di un qualcosa che deve essere invece costruito in modo sartoriale. E infine la questione delle relazioni. Io credo che probabilmente una pista di ragionamento, un percorso che in qualche modo dobbiamo provare a seguire, è quello che ci consente di passare dall'idea stessa di centralità della persona in quanto tale, di individuo,
alla centralità dell'io relazionale, cioè delle relazioni che una persona porta con sé. Perché questo ci dà la possibilità di pensare alla persona come qualcosa che è in movimento, in continuo interscambio con ciò che gli sta intorno. Perché solo attraverso la relazione in quanto tale che tu hai la possibilità di costruire reale cambiamento. È chiaro che questo significa garantire esigibilità di diritti, garantire esigibilità di cura, garantire risorse. Ma fino a quando non comprenderemo che le politiche sociali, le politiche sanitarie non sono costi, ma sono investimenti, dubito che riusciremo a inquadrare fino in fondo questa complessità e a poterci orientare. Grazie al CES di Genova per questo momento. Grazie a Luciano Squillaci per il suo intervento.